È stato il giorno dell'ultimo saluto a Italo De Lisa, il giovane ucciso con 3 colpi di arma da fuoco da Fabio Di Lello, il marito della donna morta in un incidente stradale causato proprio da De Lisa il luglio scorso. Un'intera comunità coinvolta in 2 gravi fatti di cronaca che hanno scosso tutti, le famiglie, gli amici e la cittadinanza. Sono tantissime le persone che hanno partecipato alla cerimonia presso la Madonna del Sabato Santo a Vasto, a poca distanza dal bar dove è stato commesso l'omicidio. Ad accogliere il feretro c'era una banda che accompagnato il suo ingresso in chiesa. Un grande silenzio da parte dei presenti e la richiesta di lasciare fuori le telecamere per un caso di cronaca nera che ha acceso la rabbia sui social, richiedendo anche l'intervento del ministro Orlando per un appello alla calma e alla riflessione su come il giustizialismo possa diventare l'arma più pericolosa di tutte. Un appello commosso e addolorato era arrivato ieri anche dal papà di Roberta Smargiassi. La vendetta di Fabio Di Lello nei confronti dell'assassino di sua moglie non era quello che avrebbe voluto né la sua famiglia né la giovane donna. Un gesto di pace poi è arrivato anche dalla famiglia di Lello, che ha voluto inviare una corona di fiori nel giorno dell'addio al 21enne che, come ha raccontato il padre, dopo quell'incidente era già un morto che riviveva quelle scene nella sua mente ogni notte e scappava da una comunità che sentiva ostile e distante. 3 famiglie oggi unite dal dolore del sangue e dalla perdita del proprio caro.